Perché acquistare? Noleggia. Chiedici come. Soft Technology. Via Piano d'Ardine 48B, Avellino. Telefono 0825 610 435. È in questo fatiscente locale dell'ex albergo Maddalena, via Francesco Tedesco, che qualche settimana fa è stato rinvenuto un cadavere di un uomo. Ebbene, siccome l'ingresso, il cancello d'ingresso è aperto, abbiamo visto, siamo entrati proprio per capire e registrare cosa accade in questo tugurio, i resti ritrovati ci fanno capire che c'è qualcuno, qualche senza tetto, che viene ancora a ripararsi nonostante la macabra scoperta. Tra l'altro abbiamo rinvenuto anche un gattino morto, ma non solo, vedete, ci sono gli attrezzi da cucina e probabilmente c'è anche un artista che viene per dare sfogo alla sua arte, però tutto in serio pericolo, considerando che questa struttura è comunque a rischio di crollo. C'è chi dorme sul letto del morto. Quello che potrebbe essere il titolo di un film horror è invece l'amara realtà che avvolge l'ex albergo La Maddalena. Nonostante 20 giorni fa, sul giaciglio di questo decrepito locale al piano terra della struttura di via Francesco Tedesco, sia stato rinvenuto il cadavere di un 38enne, probabilmente ucciso dalla droga, la disperazione non ferma il senza tetto, che di notte, dopo aver divelto il lucchetto posto al cancello d'ingresso dell'ex albergo, così come testimoniato da alcuni residenti, si rifugiano tra le poche cose che arredano il tugurio diventato la tomba dell'uomo. Sul luogo della tragedia, ancora i guanti utilizzati dagli agenti della polizia scientifica per eseguire gli accertamenti sul corpo privo di vita, mentre a terra, ai piedi del letto, allestito alla buona, giace il cadavere di un gattino. Tracce di morte che convivono con gli invisibili che si riparano dal freddo sotto un solaio che rischia di cedere, le pareti aggredite dalla muffa, ombre vaganti che contrastano con i colori pastello delle tele, i vasetti di pittura che sembrano piccoli contenitori di luce nel buio più assoluto, così come il fascio di fiori poggiato all'ingresso dell'ex albergo della Maddalena in ricordo del 38enne. L'ostello maledetto, come lo chiamano gli abitanti del posto, che segnalano soprattutto di notte la presenza dei senza tetto tra le mura dell'edificio che cade a pezzi nell'indifferenza di tanti, dove anche i morti non hanno pace, con gli invisibili che cercano un riparo a tutti i costi.